è una scuola fantastica, con dei professori fantastici, con una preside fantastica, è tutto eccezionale. Quest'anno è la mia ultima notte nazionale, io qui ci lascio davvero tutto me stesso. Qui dentro la vita in una commedia, hola professori, qui rappresenteremo Aristofane, Plauto, Terenzio e Goldoni, ovviamente le loro commedie più celebri. Come mai avete scelto proprio l'aula dei professori? È un po' da commedia l'aula dei professori? Sì, perché comunque i professori, voglio dire, raccontano tante di quelle commedie, i professori. Muse, chi avete ispirato in questa circostanza? Che abbiamo ispirato, speriamo tutti quelli che sono venuti a vederci stasera e che sceglieranno questa scuola, perché è una scuola valida, piena di, che può donare un sacco di cose, insomma, venite è qua. Piena di muse, eh? Piena di muse, sono tutte bellissime. Grandi soddisfazioni da questi bimbi belli, come li chiamo io, sono i ragazzi della terza E e i ragazzi della prima E. Quest'anno abbiamo fatto anche coinvolti i ragazzini di prima, abbiamo fatto praticamente una rivisitazione, abbiamo fatto delle letture e drammatizzazioni di brani di autori greci antichi e moderni. Loro si sono anche messi in gioco col neogreco. Oggi facciamo la notte nazionale, il nostro, il ritorno dell'eroe greco in patria. Quindi nemmeno siete arrivati al liceo classico e già vi catapultano sul set. Sì, eh? Questa come prima esperienza è stata bella, anche perché questo io faccio la prima, quindi è la prima volta che vedo la notte nazionale e che partecipo attivamente. Ti piace questo liceo classico vissuto così di pomeriggio? Sì. È veramente qualcosa di emozionante, direi, perché vuol dire che la scuola non è solamente la mattina, vuol dire che questa scuola è la nostra seconda casa, vuol dire tante cose, è in una serata in cui si riscoprono i valori, le tradizioni e la cultura classica è davvero importante. Per me il classico è qualcosa di eterno perché molti lo confondono col vecchio o con l'antico. Classico vuol dire qualcosa di eterno e che resterà per sempre, e stasera lo vogliamo dimostrare. Un momento Amarcord su Yamo, che bello. Vi siete ritrovati studenti e prof antichi, diciamo, antichi, classici. L'anno scorso, sì, dai. È strano venire qui e vedere tutto da esterna, però fa un bel effetto in realtà, quindi è bello. E com'è ritrovare, prof, i suoi studenti? E continuare un dialogo mai interrotto e ritrovarli sempre parte della tua famiglia, parte della tua storia. È bello vederli truccati, cresciuti, super impegnati, ma che rispondono sempre al richiamo del classico. Com'è l'emozione di partecipare a questa notte? È tanta, infatti a volte le parti non si ricordano, si deve ripetere, bisogna impegnarsi. L'aula è stata allestita come una casa antica, no? Cioè il ritorno in patria, il ritorno a casa di Odisseo, e noi abbiamo fatto una casa. Qui c'è il focolare, che era il punto centrale delle case greche, il punto di raccoglimento intorno al quale tutta la famiglia si riuniva. Poi tende, drappeggi, colonne, maschere tipiche, candele per richiamare anche un ambiente più caldo, più familiare, visto che qui si sta parlando di ritorno in casa. Ti piace classico ma non troppo? Certo che mi piace classico ma non troppo. Faccio di tutto perché tutti riescano a leggere classico ma non troppo. Quindi grazie Yamo, grazie Liceo Classico, grazie a tutti voi e niente, vi mando un bacio enorme.